Bene, buongiorno a tutti voi. Saranno 10 anni, forse anche di più, che non prendo una cotoletta già pronta al supermercato. Ho visto questa confezione in un supermercato locale e la fotografia mi ha colpito. E voglio vedere se, a parte dal punto di vista culinario, se è buona o non buona, ma anche se effettivamente alla fine si presenta così. Perché ho già visto che alcune di queste confezioni presentano delle foto bellissime e poi alla fine il risultato non è quello. Ora però andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, in pratica questa è una specialità di Beppe, 250 grammi, monoporzione XXL, cioè vuol dire che è grossa. Si chiama giga cotoletta di tacchino, senza glutammato aggiunto. La foto si presenta, c'è anche la cosa del tacchino qua, e poi andremo a vedere se è tutto tacchino oppure no. La foto si presenta bellissima, viene presentata con delle patatine o dell'insalata. Io lo andrò a mangiare con dell'insalata. E la classica fettina di limone da spremere sopra con un po' di prezzemolo. Bene, detto questo, andiamo a vedere il retro. Allora, preparazione alimentare costituita da parti di carne di tacchino impanata, cotte e surgelate. Guarda l'elenco delle carne di tacchino 52%, cioè sui 250 grammi ci sono un po' più della metà è carne di tacchino, di cui l'85% di questo 52% si tratta di petto di tacchino. Poi ci sono tutte le altre ingredienti per impanarla, eccetera, eccetera, eccetera. Dice di stare attenti, che può anche darsi che ci sia dentro delle piccole osso, frammenti di osso. E andiamo a vedere da chi è stato fatto, che è molto importante. Allora, prodotto e confezionato per MDSPA, Bolzano, Italia, nello stabilimento di Outval 30 84 31 Oosterwolde, Holland. Quindi questa è una cosa che è stata preparata in Olanda. Perlomeno, secondo me, è stata preparata là e poi confezionata qui. Però adesso non so, dice che è stata preparata là. Quindi dice che si può preparare sia in padella con un goccio di olio e sia nel forno a 250 gradi, eccetera, eccetera. Dichiarazione nutrizionale e 200, ecco, punto. Qui non, l'infezione, come dicevo, è bellissima. Adesso andiamo a provarla e vediamo come si presenta. Bene. Questo è il risultato finale della cotoletta maxi, dopo averla fritta in un po' di olio di arachide, no, di arachide, di semi, e adatto alla frittura. Bisogna stare attenti che non vi sfugga la cottura, perché io ho dovuto fare una cosa di qualche secondo e il risultato è questo. Però io l'ho già assaggiata, devo dire che non è male, ecco, buona, rispetto a quelle che prendevo io 10 anni fa, è superlativa rispetto a quelle che prendevo già pronte al supermercato, accompagnata con una bella insalatina fresca,
con dell'invidia del pomodoro e del peperone. Devo dire che questa costa, non costa meno di 3 euro, 2,60 o 2,70 la cotoletta. Quindi marito e moglie, per esempio, si mangiano un primo e poi metà questa cotoletta ciascuno e un po' di insalata. Io penso che sia un pranzo buono, un buon pranzo. Detto questo, non mi rimane altro che augurarvi buon appetito e vi ringrazio tuttora. Iscrivetevi al canale, che mi fate piacere.